Eccoci qua, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Academy Vita da Studenti. Nello scorso video ho completato la richiesta del preside, che era di salvare sua figlia Emma dalla Torre Spada, perché era posseduta da uno spirito malvagio, un tenebroso. Una volta completata la missione abbiamo riportato Emma da suo padre, il preside Ermanno Reali, ma abbiamo scoperto che in realtà non era lo spirito che abbiamo sconfitto alla torre ad aver posseduto Emma, ma un altro spirito che si è mangiato il preside, quindi ora dobbiamo andare a salvare il preside. Non si finisce mai. Pronti per sconfiggere Mutapesce e salvare il preside? Ma certo, missione difficoltà livello 2, ma poco. Mutapesce, il responsabile della possessione di Emma, ha rapito il preside Reali davanti ai nostri occhi, proprio nel suo ufficio. Andiamo a salvarlo. Pochi punti esperienza, ma c'è un modo per aumentare le ricompense e i punti esperienza ricevuti. Ma non è argomento per questo episodio. Oh, veramente potrei anche parlarne in questo episodio, ma tant'è. Che poi, piccolo appunto, ho un livello molto più alto rispetto ai nemici, questo perché... Sì. Perché sì, ho giocato un pochetto per conto mio, senza andare avanti nella storia, sia ben chiaro. Cioè, sarebbe stupido andare avanti nella storia se sto facendo un gameplay dove devo fare tutta la storia, no? Ho fatto solo qualche nemico qui in giro per fare un po' di punti mi piace, no? Sì, sono chiamati mi piace, ma in realtà non sono dei mi piace veri e propri. Si chiamano Ine in giapponese, che è il mi piace giapponese, ma non è un mi piace. Dovrei spiegarlo con meno giri di parole, ma tant'è. Tanto sconfiggiamo questi qua. Rana violastra, eccola qua, che si bugga ogni tanto. I nemici si buggano contro le colonne, tremano tutti, non si capisce perché. Ma dove va questo? Oh, ah, Zun. Guarda, si infilano in mezzo ai vicoli. Allora, stiamo dominando, perché è normale che a livello 40 contro dei livelli 18 io domini. Però dai. Ah, curiosità? No, non succede. No, volevo provare a vedere se il radar funzionasse anche nelle missioni, ma non ricordavo non si potesse fare, quindi ho voluto provare. Insomma, provare è sempre un buon modo per rinfrescarsi la memoria. Mutapesce è un mostro gigante a quanto pare. E io mi trasformo? Faccio un po' di like in più se mi trasformo? Penso di sì, boh, non vorrei sbagliarmi. Poi ho questo outfit stupendo io, no? Bello, eh? Oh, cavoli, si faccio un bel po' di male, gli faccio. Ah, fa questo attacco. Mazzo! Ma dai, ma l'abbiamo devastato, poverino. Non c'è gusto a giocare così, dai. vabbè, purtroppo... Sono troppo forte, dai. Ho sopravvalutato il nemico. Sì. Avete visto? Abbiamo salvato il preside. Già, e fatto pochissimi like, a quanto pare. Aria, tutto a posto? Ah, ti vedevo lì, ferma. Eccomi qua, ah, che bello che sono. Vabbè, è una missione facile. Questa sarebbe da affrontare a livello 20 massimo, però io, essendo che ho giocato per conto mio, ho fatto mi piace, sconfitto i mostri nell'area di gioco, quelli che trovi con il radar, sono salito molto più facilmente di livello. Come stavo dicendo, l'ho fatto per i mi piace, perché i mi piace, ogni volta che ne accumuli 1000, ti danno una goccia Y a fine della giornata. Quindi se fai 5000 punti in una giornata, che sono una giornata reale, dalle 6 del mattino alle 5.59 del mattino successivo, allora prendi 5 gocce. Ovviamente vanno in migliaia, ogni migliaio è una goccia Y. Comunque, Emma ci ringrazia per aver salvato suo padre. Non mi ero proprio accorta di essere stata ingannata da quel tenebroso. Beh, sì, il punto è che non te ne devi accorgere, in effetti. Se possibile, vorresti debitarmi in qualche modo? Tranquilla, non ce n'è bisogno. Bravo, Gibastiano, è così che parla un vero eroe. Ad ogni modo, l'importante è che ora tu stia bene. Emma, sei arrossita di colpo, tutto a posto? A quanto pare il nostro Gibastiano non ti lascia indifferente, dico bene? Chi? Io? No, è solo una tua impressione. Infatti, non me la racconta giusta. Ecco, rifacciamo la scena di prima, ricreiamola. Emma, finalmente sei qui! Forza, vieni ad abbracciare tuo padre! Papà? Emma! Grazie di cuore, Club FNY. Avete salvato la mia piccolina. Nessun problema, è bello vedervi riuniti finalmente. Ben detto, Comanuel. Siamo stati meravigliastici, vero?
Cosa? Oh, ci risiamo, si è inventato un'altra parola. Esatto! Perché? Però ha ragione, no? Bene, Emma, spero di rivederti presto. Ma che dici, G. Bastiano, hai preso di può sentirti! Attenzione però, è un appuntamento? Ah, una fame da lupi, quanto manca per arrivare, Emma? Non molto, tranquillo. Ah, spero solo che ti piaccia. Sai, ho sentito che ai ragazzi piace molto mangiare la carne. E il roast beef che preparano qua è davvero la fine del mondo. Hai ragione, sento il profumo fin qui. Avete visto quei due? Sembra che Emma voglia ringraziare G. Bastiano invitandolo fuori a pranzo. Sì, ma anche noi abbiamo contribuito eppure non ci ha detto niente. Ma non l'hai ancora capito, sciocco? Quello tra Emma e G. Bastiano è un appuntamento, non c'è altra spiegazione! Un appuntamento, ha detto? Caspita, sono così invidioso! G. Bastiano, volevo ringraziarti per aver accettato il mio invito oggi. Ah, ma scherzi, ci mancherebbe altro. Piuttosto, parlami di questo roast beef. Certo, si tratta di un roast beef di manzo cotto alla griglia. È davvero delizioso. Wow, sembra buonissimo. E ci sono anche le verdure? Aspetta, quasi dimenticavo. C'è una cosa che devo dirti prima. Ah, sul serio? Sì, e andrò dritto al punto. Dunque, eccoci, Bastiano. No... E questo chi diavolo sarebbe? Salve! Che cosa è successo? Non ne ho idea. Anch'io sono confuso quanto voi. Ora vi spiego tutto. Emma si è invaghita di G. Bastiano. E questo cosa c'entra, scusa? Si dice che in questa accademia chi si innamora venga maledetto. Non ne sapevo niente. Si tratta della maledizione amorosa. Maledizione? Esatto, ma non solo, è anche uno dei sette misteri dell'Accademia. I sette misteri dell'Accademia? Sì, sono i sette misteri risolti di questa scuola che fanno tremare gli studenti. È diventata un noco, o tsuchinoko se preferite. Non è possibile! Emma è stata incantata di nuovo! Sì. Cosa? Come sarebbe a dire sì? Sappiate che se succede qualcosa ad Emma non la passerete liscia! Ora, voglio che mi raccontiate nei dettagli cosa le è successo, forza! Subito, Emma è stata incantata perché si è innamorata di G. Bastiano. Che cosa? No, Aria! Non avresti dovuto dirglielo! Che cosa? Mia figlia si è innamorata di te! Ora non è questo l'importante, dobbiamo pensare a salvare sua figlia! Oh, sì, hai ragione. Sembra che la maledizione amorosa sia tornata a minacciare l'Accademia. Lo sapevo. Caspita, non pensavo che potesse colpire proprio mia figlia. La mia povera Emma, trasformata in un serpente. Non voglio crederci. Non dica così, signor Preside, era comunque un serpente carino. Non credo che esistano serpenti carini, Matteo. Comunque, ora voglio che usciate da qua da salvare mia figlia. Subito! Mi sei un attimo rotta la voce mentre facevo il preside, quindi è calato di tono. Bene, ci siamo tutti. Qualcuno ha idea su come salvare Emma? Per ora no, non credo che sarà facile. Sì, a causa di questa maledizione tutti qui hanno paura di innamorarsi. Ah, che tristezza. La signorina Vapori però di recente ha scritto un libro al riguardo, sostenendo che sia possibile tenere a freno i propri sentimenti. Sì, ne ho sentito parlare. Quel libro ha ricevuto solo recensioni positive. State dicendo che la signorina Vapori potrebbe aiutarci anche qui? Wow! G. Bastiano! Sì, però, al momento dove possiamo raccogliere qualche informazione in più? Forse dobbiamo andare in un posto frequentato dalle coppiette, chissà. È una buona idea, hai già qualche luogo in mente? Ma è ovvio, l'infermeria! No, G. Bastiano, non andremo lì. E se cercassimo la persona più romantica della scuola, deve esserci qualcuno di tanto popolare. Ma certo, la signorina Vapore, ad esempio! Di nuovo? Certo che tu hai davvero un chiodo fisso, amico! Hai altre idee, allora? Ryan! Eccolo qua, è arrivato!
Forse lui può darci una mano. È il ragazzo più popolare della scuola. Dobbiamo andare proprio da lui. Bene, allora facciamo come ha detto Aria. Andiamo a cercare questo Ryan. Se non vado errata, frequenta spesso l'area commerciale dell'accademia. Perfetto! Allora siamo d'accordo, tutti da questo Brian! Si chiama Ryan Gibastiano. Gibastiano cognome è un po' una frana. Ma comunque, la maledizione amorosa, nuovo episodio! Una nuova voce è stata aggiunta alle guida. Fammi uscire! Let me out! Let me out! Eccolo qua. Allora, freestyle time, dove ce ne andiamo come prima cosa? Vai, fare a botte. Questo episodio ci sblocca anche le medaglie yokai. Ecco qua le medaglie che possiamo trovare. Io girerei 10 volte quella delle medaglie perché il mangiatore non mi dispiacerebbe trovarlo come medaglia. Magari è di livello basso, però chissà. Gibanyan, un altro? Beh... Ok, le palle di fuoco, mi piace, il mangiatore l'ho trovato. E anche il fulmine, livello 27. Ah, Gibanyan Y 35, vabbè. Perché il livello, bene o male, si deve adattare al nostro e non possono darceli troppo forti. Però tanto che ci siamo, faccio amicizia anche con altri club. Fare amicizia con altri club e portando il rango di questi club più in alto aumentano anche le ricompense che ricevete poi a fine giornata. Quindi fate amicizia con i club, assegnate studenti a questi club e potrete ricevere ricompense più sostanziose a fine giornata. Che poi servirà anche per una missione in particolare, avere un rango alto dell'accademia in generale. Vi faccio un esempio, andiamo su Bacheca Annunci. Se andiamo poi con la X possiamo vedere cosa ci danno come ricompensa. Ad esempio plastica vivace per 5, sciroppo dolce per 6 e sfera piccola per 2. Ricevere ogni giorno e sfera piccola per 2 non è male. Certo, non è né media né grande, però ehi, almeno possiamo aumentare di livello più facilmente. Comunque, ecco sto bel imbusto di Ryan. Ciao, frate! Mi serve qualcosa? Sono un po' occupato al momento. Come dite? È importante. Capisco. Scusatemi, dolcezze, ma questi ragazzi hanno bisogno di me. Ci si vede in giro. Vi chiedo scusa, quelle ragazze non volevano proprio lasciarmi andare. Beh, ma è ovvio. Dopotutto sono il ragazzo più popolare della scuola. Ah, se la bellezza fosse un crimine, mi avrebbero già messo in prigione. Bene, ora veniamo a noi. Di cosa volete parlarmi? Dunque, il fatto è che... E quindi abbiamo pensato di venire da te. Solo tu puoi aiutarci, Ryan. Capisco. Quindi stai insinuando che sia stato io a maledire quella ragazzina? No, niente affatto, hai capito male. Eppure potrebbe anche essere così. Prego? So che molte ragazze hanno lasciato l'accademia dopo essersi invaghite di te. Leonardo, ma che ti salta in mente? E dimmi un po', anche se fosse vero, quale sarebbe la mia colpa? Quelle ragazze hanno fatto tutto da sole, io non ho alcuna responsabilità. Ah, questo è tutto da vedere. Basta, smettetela subito. Ryan, puoi aiutarci allora oppure no? Non saprei. E anche se lo sapessi, non so se avrei voglia di darvi una mano. Bene, ho finito. Con permesso. Attenzione! Aspetta un attimo! Ryan sembra un po' strano. Come? Ciao, l'ho visto anch'io. Ma che dici, Gibastiano? Non vorrei farlo infuriare, spero. Non sto scherzando. Avverto un'aura intorno a lui. Eh già, te ne sei accorto, Giba, eh? Bravissimo. Aura? Devi avere un naso fin troppo sensibile, mio caro amico. Tu dici? Io invece credo che tu ci stia nascondendo qualcosa. Io starei nascondendo qualcosa? Ah, ora è esagerato. Ah, piano con le parole, Casanova. Sai, non mi sei mai piaciuto. Non ti permetto di parlare in quel modo a mio fratello Gibastiano. Ah, stai scherzando col fuoco, amico. Oi! Ma quello è un FNY Watch! Non ditemi che anche Ryan! Vieni fuori, fiero volpe! Ho bisogno di te! Trasformazione!
Eccomi. Scusate per l'attesa. Certo, si chiama Ninetale in giapponese, però un po' copyright, eh. Questo è il pezzo in cui anche il nemico si trasforma, wow! Ma che dici, Matteo? Non è il momento di scambiare cortesie con l'avversario! Anche se ti sei trasformato, questo non cambia le cose, ti sconfiggerò! Questo è tutto da vedere. Siete pronti a perdere? Ok, pronti a combattere! Bellissimo lui. Fiero nove code. Però Fiero Volpe è ancora più bello, secondo me, eh. Allora, sarà un combattimento impari come lo è stato quello con Muta Pesce. Ma... ehi, dai. Ma che fa il rap, Gibastiano, nel mezzo della lotta? Dai, attaccate. Attaccate i miei prodi. Ma non gli hanno fatto niente, non l'hanno attaccato. Si è buggato, dai. Vabbè. Ma se mi si bugga lì contro la sedia, io che ci posso fare? Un conto è Andra Link che è un livello sbroccato, ma un conto è lui che si bugga con la sedia. E saliamo anche di livello. Ed eccoci in infermeria. Ah, c'era proprio bisogno di litigare in quel modo, ragazzi. Ci scusi. Ryan, anche tu possiedi il potere FNY, vero? Sì, sto indagando sulla maledizione amorosa per conto della signorina Vapori. Come sapete, questo shock incantesimo impedisce agli studenti di innamorarsi. Sono in molti ad esserne spaventati, e non è certo una sorpresa. Ma io voglio fare qualcosa, sia per me che per le ragazze che sono andate via. Un po' meno drammatico, non credi? Forse dovresti rilassarti un po'. Ma se le tue parole sono sincere, allora devi darti da fare in fretta. Dannazione. Signorina Vapori, lei che dice? Le sue parole sono come musica per me. Ma che... Con i vostri discorsi mi avete conquistato e ora sono qua solo per voi. Finiscila, Ryan. Mi ha rimproverato. Non ha apprezzato la mia serenata. Non riesco a credere a ciò che sto vedendo. Ad ogni modo, hai scoperto qualcosa in più sulla maledizione, Ryan. Oh, può dirlo forte per ne fare questo e altro. Ah, sei stato bravissimo. Ehi, aspettate un attimo. No, non è possibile. Ryan è innamorato della signorina Vapori. Ma l'hai notato solo adesso? Ah, non lo permetterò. Fatti sotto casa nuova da strapazzo. Ah, è così. Bene, ti farò vedere io allora. Su via, bambini, non litigate. Sono l'infermiera di tutti gli studenti. Ah, sì, hai ragione. Oh, a quanto pare Gibastiano ha trovato un nuovo rivale in amore. Io avrei fatto volentieri a meno di questa scena, devo essere sincero. Allora, Ryan, le tue indagini hanno portato a qualcosa? Beh, ecco, a quanto pare le studentesse espulse da scuola non sono state semplicemente espulse. Che intendi dire? Voglio dire che dopo la loro espulsione sono come scomparse nel nulla. Il preside ha dichiarato di non aver mai ricevuto delle lettere di reclamo. Questo ci porta a pensare che le loro famiglie non ne sappiano niente. Stai dicendo che potrebbero avere ancora l'aspetto di un serpente? Esatto. Deve esserci qualcosa qui intorno che tramuta le ragazze in serpenti. Credo che la maledizione venga inviata tramite la lettera di espulsione stessa. Dannazione! Ma chi farebbe mai una cosa del genere? Chi? Ora dobbiamo pensare solo a trovare il responsabile. Io ho un'idea al riguardo. Ci basterà cercare in giro per la scuola qualcuno in procinto di dichiararsi. Buona idea. In questo modo i serpenti si faranno vedere di sicuro. Se è così, allora lasciate che vi metta a disposizione il mio potere. Cosa? Sul serio vuoi il club FNY, Ryan? Beh, sì. In fondo sia io che voi stiamo perseguendo lo stesso obiettivo. Mi presento di nuovo. Sono Ryan Volpi e non vedo l'ora di lavorare con voi. Lui in giapponese si chiama Kyubi, che comunque Ryan ha un riferimento alle volpi. È molto complesso il ragionamento, ma c'è un riferimento. L'ex nemico che entra nel team, questo è un momento storico! Ah, puoi dirlo forte? Bene, Club FNY, andiamo! Sì, ma nel prossimo appuntamento, caro Gibastiano. La vita... quella da qua dentro ci saluta, ehi, signorina! Non lo so, è un po'...
pesante da qui dentro. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Abbiamo salvato il preside reali. Abbiamo fatto nuove amicizie con Ryan, che sembra essere scomparso nel nulla. Va bene, quindi andiamo senza di lui? Ah no, Ryan è livello 23. Ah, ok. Allora, per il momento tengo Ryan, che ha pochi punti salute. Devo equipaggiarlo. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!